Buonasera a Ok, tutti. possiamo partire? Sì, partiamo. Allora, Davide Biocchi, oggi è giovedì 17 marzo 2016, sono le 16:05. Avete già sentito la voce di Davide Biocchi, inquadrato il suo schermo. Questo webinar dedicato a TV Radar, lo strumento per individuare, come saprete, i movimenti dei pesci grossi, per fare trading basandoci sui loro movimenti e sui loro flussi. Quello che vedete appunto è lo schermo di Davide Biocchi. Sapete già, visto che siamo al terzo webinar della serie TV Book, che potete porre le vostre domande attraverso la finestra di chat, che saranno poi poste a Davide verso la fine dell'evento, nel momento del question time, e parallelamente, se ci sono domande tecniche o dubbi, possiamo rispondere anche in tempo reale. Quindi Davide, se tu sei pronto, passerei la parola a te, il tuo schermo si vede assolutamente bene. Allora, sono prontissimo, grazie Stefano, ciao a tutti, bentornati, siamo a questo ennesimo appuntamento con il webinar e con il TV Book e sono contento che, diciamo così, siate così tanto numerosi perché oggi affronteremo un tema un pochino più spinto, un pochino più verso l'operatività, ma poi per l'operatività abbiamo una novità interessante che così ci vedrà chiacchierare un po' nel prosieguo del webinar. Prima di tutto, diciamo che è stato un mese ricco di novità. Abbiamo lanciato TV Gold, lo vedete, è questa. Aspettate che attivo. TV Gold è questo qua sotto, è questo oggetto che vedete qui. Lo ridisegno con la freccia così si vede meglio. TV Gold è questo oggetto che vedete qui sotto, che in qualche modo vi permette di fruire di una serie di evidenze sui titoli che sono molto interessanti in ottica di trading. Cerco di spiegarmi meglio e diciamo così, cerco anche di raccontarvi un po' anche gli aggiornamenti che abbiamo nel frattempo attivato su questo strumento molto 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 interessante. Dunque, anzitutto, perché abbiamo fatto TV Gold? Beh, abbiamo fatto TV Gold perché noi sappiamo perfettamente quanto è valido tutto quello che sta dietro il modo di approcciare i mercati con TV Book, tutto quello che sta dietro la strategia di TV Book e TV Gold, altri non è che la ricerca su base statistica di una serie di pattern, cioè di evidenze, per esempio se succede che c'è una stellina rossa, se succede che ce n'è una verde su un titolo a una certa ora, quante possibilità ci sono che il risultato finale sia un risultato positivo, se io lo compro, se io lo vendo, insomma, abbiamo cercato di estrapolare il meglio che deriva da tutto quello che emerge da TV Book, quindi il confronto delle varie stelline, come viene nella classifica, la verifica dell'attività delle diverse categorie, come viene riepilogato, per esempio, nel TV Book Full. Insomma, tutte queste componenti misurate e sulla base dei risultati che si ottengono, delle evidenze scelte per voi. Come funziona quindi TV Gold? Per farvelo vedere, io addirittura andrei ad aprire un piano di lavoro vuoto, vediamo se questo fa il caso nostro, andrei ad aprirmi una tessera TV Gold specifica, c'è un disclaimer perché noi non stiamo offrendo dei segnali operativi, stiamo semplicemente cercando di offrirvi delle evidenze. In questo caso cosa succede? Che ad orari predefiniti, le 10, le 11, le 12 e le 3 e mezza del pomeriggio, vengono, tra virgolette, pubblicate alcune statistiche. Per esempio, alle 10 viene segnalata che c'è una statistica legata al pattern 7, sul titolo Popolare Media che ha due stelline. Come vedete, le stelline sono d'oro, variano da 1 a 4 e in questo caso possono aiutarvi a capire meglio che cosa sta succedendo. Ovviamente su un titolo ci possono essere più segnalazioni, in questo caso il sistema parte e te ne segna al massimo una per titolo, se clicchi qui, cioè dove c'è questa freccetta, le segnalazioni diventano tutte disponibili, come vedete quindi, che ne so, su Unicredito dove ce n'era una alle 10, in questo caso ne arriva anche un'altra alle 11 e
e poi non so se è il caso, eccola qui a un'altra alle 3:30, sempre una conferma short. Per capire che cosa si intende qui, cioè cosa vuol dire per esempio che alle 3:30 del pomeriggio su Monte Paschi c'è una strategia short, un pattern 7 con 4 stelline, basta cliccare sul numero della strategia e si finisce su una pagina che da oggi è meglio organizzata di prima, è in una versione finale, dove ci dà alcune informazioni. Prima di tutto, cosa vuol dire questo pattern 4? Significa che questa strategia si riferisce alla presenza di 4 stelline verdi all'ora indicata. Cosa vuol dire? Vuol dire che alle 15:30 sul titolo Monte Paschi era esistente il pattern 4 short, cioè c'erano 4 stelline, scusate, in questo caso sono rosse, non verdi, c'è un errore nella scrittura, ma non preoccupatevi, questo lo correggeremo subito. E questo tipo di strategia nel tempo ha fruttato un gain progressivo un gain progressivo pari al 166 erotti per cento, 373 operazioni dal 1 gennaio 2013, con un'affidabilità di cui 220 in guadagno, con un'affidabilità del 58-98%, vuol dire che quasi 6 volte su 10 il risultato finale è positivo. Partendo dalla prima operazione, che è stata una perdita, poi ce n'è stata un'altra, prezzo allora d'ingresso allora alle 15:30 0,23, prezzo out diciamo 0,23, qui mancano i decimali, ma perdonate, ci è stato messo su tutto di corsa e poi funzionerà meglio. Come vedete c'è un gain progressivo che va avanti, ok, e improvvisamente si scopre che questo dà un risultato, un utile praticamente del 166%. Magari prendo un altro titolo su cui i decimali possono essere corretti, potrebbe essere, vedevamo prima Unicredito, interessante, eccolo qui, pattern 5, così capiamo anche che cos'è il pattern 5, la presenza di 2 stelline, ok, e ora si scende e come vedete questo dà un gain progressivo, qui ci sono i prezzi corretti da questo punto di vista, un gain progressivo del 43,36% sul totale. Quindi qui potrete riscoprire un po' tutte le situazioni, questo è molto interessante, avrete anche la possibilità di effettuare, diciamo, un sort, cioè un ordine per pattern più interessanti o meno interessanti. Io suggerisco, come nella versione iniziale, di tenere massimo una chiamata per titolo, ma a ognuno farà poi piacere fare quello che vuole. Torniamo al piano di lavoro che stavo usando in precedenza. Perché questo piano di lavoro, dove adesso non c'è più TV Gold perché ho chiuso la finestra, è un piano di lavoro che ci consente alcune interessanti introduzioni riguardo quello che abbiamo così poi da affrontare come il tema di oggi, che è come usare TV Radar. E che cosa, diciamo così, posso ottenere andando a utilizzare questa tessera del TV Book. Allora, prima di tutto, diciamo che vorrei soffermarmi su alcuni aspetti. Adesso siamo alle 4 del pomeriggio, ma immaginatevi che questo orario sia la mattina. E io in un orario mattutino vorrei andare a cercare di capire che tipo di opportunità possono esserci osservando per esempio la mappa di mercato. Allora, osservando la mappa io cerco sempre di avere un quadro chiaro della situazione, vorrei vedere la mappa piuttosto sul rosso che sul verde o comunque con dei colori all'unisono, quindi o tutti verdi o tutti rossi, in questo caso so che il trend intraday è un trend che è evidente, a rialzo, a ribasso, e io posso cercare di scegliermi i titoli migliori. Poi il processo successivo è quello di passare a guardare il ranking, verificare che ci sono molti titoli che hanno chiaramente delle stelline prevalentemente rosse, quindi questa è una giornata di forti ribassi. A quel punto andare ad agire, andare a operare, ma come vi ho detto prima, evitando tutto questo percorso, basta avere TV Gold che in qualche modo ti mette già in evidenza, già realizzata tutta la possibilità strategica che tu puoi avere per utilizzare diciamo,
quello che è stato verificato sul passato, probabilisticamente per interagire con la seduta. Tutto Davide, questo però giusto serve. per, scusami, giusto per permettere alle persone a casa di seguire meglio, ci sono un paio di domande che ci possono aiutare. La prima Sì. è il significato, se puoi ripetere, delle stelline gialle e qual è la loro Sì. gerarchia. E la seconda, te le faccio insieme, il prezzo out nel TV Gold, a che ora si riferisce? Quindi giusto due reference per permettere a tutti. Ah, certo. Ok, quindi Sì, sia il questo. significato e gerarchia delle stelline, sia il prezzo giallo. Grazie, Davide. Dunque, il significato delle stelline ovviamente e intuitivamente è che più stelline ci sono, meglio è, quindi quattro stelline meglio di una, ok? Noi possiamo metterle in relazione al numero di stelline e più le stelline sono, più alto è il numero di stelline presenti, meglio è. Quindi quattro stelline sono meglio di tre, sono meglio di due, sono meglio di una. Anzi, siccome le stelline vengono date in funzione di un valore che noi chiamiamo Golden Index. Se io vado sulle stelline, io vedo qual è il valore, no? Come vedete, 3 stelline, per esempio, ho qui 57 punti, qui ne ho 57,11, qui ne ho 121 di valore Golden Index e quindi ho 4 stelline. Quindi più alto è il valore del Golden Index, più alto è il numero delle stelline. Cosa significa invece se io vado a verificare questo pattern 7, per esempio, su Popolare di Milano, cosa significa prezzo in e prezzo o prezzo out? Eccolo qua. Allora, prezzo in o prezzo out significa che questo è il prezzo di ingresso. Vabbè, in questo caso abbiamo sempre il problema, scegliamo un altro perché qui i programmatori hanno tagliato i prezzi al secondo decimale. Dobbiamo far mettere a posto questo. Proviamo ad andare su Fiat, per esempio, dove i prezzi non sono sbagliati. Allora, per esempio, qui c'è uno short, si entra short alle 11 a 3,85, il prezzo finale è più alto, questo è il prezzo, l'ultimo prezzo battuto sul mercato, quindi 3,95, c'è una perdita secca di 10 centesimi che in percentuale significa meno 2,48, ok? Quindi questo è semplicemente il prezzo alto, il prezzo finale della seduta. Ma questo non è che noi diciamo che questo sia operativo, che bisogna comprare o bisogna vendere e bisogna aspettare la fine. Assolutamente no. Questo è solo un modo statistico per evidenziare se storicamente c'è un buon segnale su un certo calcolo oppure no. Come vedete su Fiat, fino a un certo momento questo meccanismo non ha funzionato, poi ha cominciato a funzionare e pian piano ha realizzato ottime performance. Tra l'altro è parecchio tempo che il gain progressivo va abbastanza solidamente e robustamente crescendo. In realtà quello che si può vedere è che noi semplicemente diciamo se tu agisci all'ora indicata, in questo caso alle 11, e poi aspetti fino alla chiusura, questo è il risultato subendo il mercato passivamente, ma noi ci auguriamo che i trader siano in grado di seguire il mercato in una maniera più, come dire, più organizzata, magari più dettagliata, e possano anche migliorare sia il prezzo di entrata che il prezzo di uscita con un po' di attenzione. Ma Ecco. vedremo poi anche come cercare di gestire questo contesto. Come dicevo, quindi, questa è una cosa interessante, ma più in generale, come abbiamo visto prima, dare un'occhiata alla mappa al mattino per vedere se c'è più rosso o più verde, quindi farsi un'idea di quello che è il trend del giorno, come qui guardare il numero delle stelline. Prima avevamo tutto rosso, adesso c'è Atlantia che ha appena leggermente due stelline verdi, ma è chiaro qual è il verso del mercato. Qui c'è un mercato che oggi sta scendendo in maniera abbastanza coordinata e quindi se io voglio scegliere dei titoli, tipicamente quelli che mi vengono proposti a ribasso sono senz'altro i miei preferiti. Tutto questo però che abbiamo visto serve per andare a lavorare, serve per operare sulle azioni. Ma noi sappiamo anche che molti di coloro che ci seguono interagiscono anche, per esempio, con il future o con l'ETF o con il certificato, lo strumento a leva sull'indice di borsa italiana. Allora sarebbe carino capire se noi possiamo ragionare, possiamo disporre di uno strumento che ci aiuti anche a districarci rispetto a ciò che accade sull'indice. Dunque, anzitutto diciamo che
magari mi pongo un paio di quesiti e poi vado introducendo, vado cercando di raccontarvi a cosa serve TV Radar, che per l'appunto è questo oggetto che vediamo qua. Quindi direi innanzitutto una domanda per tutti voi, e cioè, avvio il sondaggio, se conoscete già quello che è TV Radar. Le tre risposte sono sì, no, oppure sì, però non l'ho mai utilizzato. Se avete, mi fate la cortesia di rispondere, così per me sarà anche più facile poi proseguire nel webinar. Vi lascio un po' di tempo per rispondere, siamo circa a metà del tempo che vorrei lasciarvi per apportare la vostra risposta. Ok, ancora una decina di secondi. Ok, direi che avete votato quasi tutti, possiamo condividere i risultati del sondaggio. Allora, conosci già TV Radar? Direi che tra coloro che lo conoscono ma non lo hanno mai utilizzato e coloro che non lo conoscono, siete la stragrande maggioranza, e questo mi fa pensare che forse vi parlerò di uno strumento davvero interessante. Diciamo che il 16% di voi invece dichiara semplicemente di conoscerlo già. Bene. Un'altra piccola domanda su questo sondaggio, anzi altre due, un'altra domanda da adesso, un'altra ve la farò dopo, veramente credo per voi interessante, e cioè se vi sono chiari i passaggi che io svolgo quotidianamente con TVBook quando cerco di capire la situazione qual è. Se vi sono chiari significa se quello che io ho fatto prima, cioè guardare la mappa, guardare poi i vari strumenti, vi è chiaro, oppure se gentilmente preferite che io ve li rispieghi, insomma, in qualche modo. Ok, vi lascio votare con calma. Ok, vi prego di votare, manca ancora qualcuno di voi. Benissimo, benissimo. Benissimo, ci siamo abbastanza, e quindi direi che chiudiamo il sondaggio, condivido i risultati. Allora, diciamo che 2 su 3 più o meno o non hanno capito o chiedono di rispiegarli. Allora direi che vi spiego cos'è TV Radar e poi faccio un riepilogo riguardo tutte le cose che ho detto a livello di utilizzo. Allora, innanzitutto, che cos'è TV Radar? TV Radar non è altro che, lo vedete qui, allargare il tipo di osservazione che abitualmente facciamo su TV Book, cioè quello di monitorare le diverse categorie, quella che chiamiamo S, cioè small, cioè i piccoli operatori, giusto per capirci, sul titolo Intesa San Paolo, trasformando il valore in euro, abbiamo, che noi chiamiamo S, tutti coloro che fanno meno di 24 euro circa di controvalore per eseguito, poi chiamiamo XL coloro che fanno contratti più grandi di 100.000 euro di controvalore, poco più di 100.000 euro di controvalore, e in questa categoria che chiamiamo XL sono compresi anche quelli che si chiamano XXL, cioè la taglia più grande che noi monitoriamo, che sono un'estrazione della categoria XL e che definiamo tali perché fanno contratti, oggi hanno cambiato contratti più grandi di 245.000 euro di controvalore circa. Allora, queste varie categorie, diciamo così, che vanno a comporre il quadro che noi andiamo delineando, li chiamiamo i piccoli, i grandi e i grandissimi, e andiamo ad analizzare quello che fanno sul mercato, per esempio su Intesa San Paolo, lo vediamo qua quando andiamo ad analizzare i volumi tutti, in maniera abbastanza chiara siamo in grado di vedere che i piccoli comprano facendo volumi scambiati molto bassi, fanno il 56% dei contratti, ma solo il 7% dei volumi su Intesa San Paolo, e sono prevalentemente compratori nel 57% dei casi. La categoria XL sono poco più del 15% del totale dei contratti,
68% dei volumi, quindi quelli che comandano di più, e questi soggetti vendono con una certa insistenza. Ricordo che il titolo fa meno 5 intraday, lo vedete qui come segnalato come percentuale. L'ultima categoria, quella XXL, che non è altro che un'estrazione di XL, sono solo il 4% dei contratti, ma fanno anche più di un terzo dei volumi e sono ancora più venditori della categoria XL. Questo cosa significa in termini pratici? Che più noi andiamo verso ordini grandi, partiamo da una categoria piccoli che sono addirittura compratori, quelli che vedono il prezzo interessante, quelli che comprano, cercano di cogliere i titoli sui minimi, ma quelli che spingono veramente il mercato sono XL e XXL, e in entrambi i casi qui vediamo che sono fortemente venditori. E non per caso questo titolo fa meno 5% intraday, cosa che possiamo facilmente vedere indicata qui, percentuale intraday. Ecco allora, detto questo, vorrei anche mostrarvi un piccolo contesto, un piccolo concetto. Cerchiamo di essere intuitivi nel capire che l'indice è composto da 40 azioni, il FTSE MIB, una volta si chiamava S&P MIB. Il FTSE MIB 40, come si chiama anche, è composto da 40 azioni. In certi momenti può essere composto anche da 41 azioni, per esempio quando c'era l'aumento di capitale di Saipem, nell'indice c'era anche il diritto per partecipare all'aumento di capitale di Saipem. Comunque, mediamente è composto da 40 azioni e ovviamente quelle che hanno la più grande capitalizzazione, pensate Eni, pensate Enel, pensate Intesa San Paolo, sono anche quelli che hanno un peso maggiore nel determinare l'andamento dell'indice. Che cosa significa? Significa che se Eni è positiva, magari dell'1%, questo avrà un peso molto forte nel determinare quanto fa l'indice. Per bilanciare una Eni positiva al 15 per, a più 1,5%, che pesa po' meno del 15% del paniere, pesa circa il 12%, è evidente che io devo avere tanti titoli come Campari o o simili, che devono pesare poco nel paniere e che quindi se li sommo tutti incidono tanto quanto incide Eni. Per esempio Campari, mi viene da dire, ma anche molte banche che oramai sono diventate molto piccole, come per esempio la Banca Montepaschi, sono titoli molto leggeri, tra virgolette, e quindi se anche io li sommo tutti, magari non riesco a fare il peso specifico di Eni. Ecco, allora, cosa si può dire consapevoli del fatto che l'indice italiano, come tutti i principali indici mondiali, è un indice pesato e dove quando parla Eni, tra virgolette, tutti si fermano ad ascoltare perché Eni ha un peso specifico molto importante, quindi se Eni fa molto bene o molto male, il listino ne risenterà tantissimo. Allora, tutto questo risulta interessante se cominciamo a pensare al fatto che seppur l'indice è composto da 40 titoli, in realtà ce ne sono 6 prevalentemente, che sono Enel, Eni Generali, Intesa San Paolo e Unicredito, sono 5, ai quali aggiungo Fiat, che non è pesantissimo nel paniere, però è un titolo estremamente liquido, molto negoziato. Ecco, ce ne sono 6 che hanno un peso specifico particolare e che se li sommo tra di loro comunque fanno più della metà del valore del paniere, anche solo questi messi assieme. Questo è un qualcosa di estremamente interessante. Perché? Perché io gioco sul fatto che questi 6 soli titoli, se io li monitoro, mi danno un'indicazione chiara di quello che può succedere a tutto il paniere, perché essendo la maggioranza sono in grado di determinare in qualche modo le sorti del paniere stesso. Allora, se noi andiamo ad analizzare quello che è TV Radar nella sua quintessenza, TV Radar è questo oggetto che vedete qui e che vi ho messo in evidenza. Quello che possiamo vedere è che qui ci sono i titoli che compongono TV Radar, sono Enel, Eni, Fiat, Generali, Intesa San Paolo e Unicredito. Se io prendo questi titoli e esattamente come voi vedete qui sotto, intanto vi faccio vedere che c'è anche, scusate, che c'è anche Unicredito che non si vede perché l'ultima destra lo vedete, ora è arrivato. Quindi Unicredito, Intesa San Paolo, Generali, Fiat, Eni ed Enel. Questi sono i 6 titoli che compongono il TV Radar. Ecco, se io prendo questi 6 titoli e vado a vedere quello che io ho in evidenza
su, per esempio, Intesa San Paolo, inteso come tre categorie e inteso come risultato di ciò che emerge del trading sui volumi di queste tre categorie. E lo vado sommando a quello che trovo su Intesa, a quello che trovo su Enel, a quello che trovo su Eni, a quello che trovo su Fiat, a quello che trovo su Generali, e lo riporto in in un unico strumento, che è appunto questo TV Radar che trovo qui. Io ottengo esattamente in questo punto, cioè i volumi, un dato aggregato di tutti i sei titoli che mi potrebbe dare, mi dovrebbe dare e mi dà, perché come dire, credo molto in questo strumento, un'indicazione chiara di quello che le varie categorie a cui faccio riferimento stanno facendo su un campione di sei soli titoli che però pesa più della metà del paniere. Quindi ritengo che questo possa essere uno strumento estremamente interessante per tutti coloro che in qualche modo vogliono utilizzare dei dati che arrivano da TV Book per andare magari a negoziare, come dicevo prima, l'ETF sull'indice o il future sull'indice, il mini FIB, il FIB, oppure un certificate sull'indice di borsa. Come vedete, quello che risulta oggi è di per sé estremamente interessante. Allora, aggregando i sei titoli assieme, scopro che la categoria small, cioè i piccolini, fa il 57% dei contratti, ma solo il 9% dei volumi. Questo è un dato interessante, significa che i piccolini si danno un grande affare, si arrovellano parecchio nell'attività di trading, ma siccome poi quando vai a misurare quanto pesano sui volumi scambiati, sono meno del 10%, il loro impatto sul mercato è nullo, o quasi. Se invece vado a verificare cosa fanno quelli che chiamiamo XL, cioè la categoria dei grandi, fanno il 14% dei contratti, ma praticamente su questi sei titoli i due terzi dei volumi. Se vado a vedere cosa fa invece la categoria XXL, solo il 4% dei contratti, ma più di un terzo dei volumi. Quindi questa categoria ha un peso specifico davvero significativo nel determinare quello che accade sul mercato. E che dato trago da questa aggregazione? Beh, trago un dato estremamente interessante perché se io vado a prendere in considerazione quello che vedo qui, eccolo qua, noto subito che se io prendo il 100% dei contratti scambiati sul mercato, ho una prevalenza di venditori, quindi non mi stupisco che il titolo scenda. Ma soprattutto quello che non mi deve stupire è il modo in cui avviene, cioè più prendo contratti piccoli, più trovo predisposizione all'acquisto, guardate qui. Ma più vado sui contratti grandi e su quelli grandissimi, e più trovo una fortissima predisposizione, sempre crescente predisposizione alla vendita. È quindi evidente che in un contesto di questo genere io ho bisogno, se voglio fare trading, di cercare di andare ad assecondare il mercato e quindi di cercare una posizione short. D'altronde, se ve lo ricordate, prima noi siamo andati a osservare TV Gold. E non dimentichiamoci che se noi prendiamo TV Gold, che sono le statistiche più efficaci per la seduta di oggi, vi evidenzio nuovamente il fatto che la prevalenza di queste, anzi la totalità, diciamo, di queste, erano tutte, strategie short, quelle che oggi avevano le migliori probabilità di avere successo. Quello che vedete quindi esposto nella parte qui sopra è la suddivisione tra diverse categorie dell'aggregazione tra i sei titoli per contratti. La cosa più importante, che è quello che invece si vede qua in mezzo, è l'aggregazione per volumi. E poi qua sotto c'è una terza voce estremamente interessante perché qui noi possiamo intervenire cambiando la data di inizio dell'osservazione, perché il dato che noi abbiamo da qui è un dato che parte dall'apertura del mercato, mentre qui è un dato che parte dall'ora che scegliamo noi. Quindi se io decido di andare a interagire con il software e per esempio gli dico fammi vedere che cosa è successo dall'orario di apertura del mercato americano, che come sapete questa settimana è un po'
diciamo, diverso dal solito perché il mercato americano apre dalle... perché l'America è già passata all'ora legale, mentre noi ci arriveremo solo tra qualche settimana. Ecco, quello che si vede qui è che se io vado a vedere che cosa è successo, diciamo così, dopo l'apertura del mercato americano, noto che effettivamente anche su scala totale continua la pressione di vendite. Noto che però sono aumentati ulteriormente gli acquisti della categoria S e che le due categorie di grossi operatori, cioè XL e XXL, hanno un pochino mollato la presa. Nel pomeriggio hanno continuato a essere venditori, ma sono stati un pochino meno venditori di quanto succedeva prima. Allora, detto questo, diciamo che in aggiunta a ciò, nella parte più bassa della TV Radar, quello che vedete qui, abbiamo un multiticker. Che cos'è un multiticker? Un multiticker non è altro che un oggetto. Adesso andiamo a vedere. Vediamo, anzi, facciamo anche un refresh. Questo bottone, lo vedete qui, ritengo sia importante evidenziarlo, è un bottone che consente, scusate, ho sbagliato la forma, mi serviva una freccia, è un bottone che consente di fare refresh dell'intera situazione. Quello che vedete qui è un multiticker, cioè dove tutti i contratti dalla categoria XL in su vengono evidenziati e vengono stampati via via che si susseguono sul mercato. Ovviamente io posso decidere di vederli tutti e qui adesso... Allora, facciamo così, andiamo qua, andiamo a cliccare qua e io dovrei vedere passare tutti i contratti in questo momento. E se vedete qui adesso, ridiamogli tempo un attimo, qui adesso li vedremo passare tutti in sequenza sui vari titoli. Se io clicco per esempio su XXL, vedrò passare solo quelli maggiori delle categorie più grandi, che per esempio su Intesa sono solo quelli maggiori di 245.000 euro, e sugli altri titoli, ognuno per la sua parte, diciamo così, saranno maggiori di. Quindi questo strumento serve per chi vuole operare prevalentemente assecondando la direzione principale dell'indice, a prescindere dal fatto che dalle 14.30 in poi sono stati un po' meno aggressivi i grossi operatori in vendita. Ritengo che questa stia dimostrando per ora di essere una seduta che per poter guadagnare richiede di operare short. Certo, la maggior parte di quello che era il movimento di giornata, se andiamo ad estendere lo strumento, lo si vede bene sul grafico di Banca Intesa, la maggior parte, la maggior ampiezza del movimento è avvenuto, diciamo così, nella prima parte della seduta, lo si vede benissimo indicato, scusate, lo si vede benissimo indicato qui, diciamo nel grafico con le bolle. Quindi, in linea di massima, quello che si può dire è che comunque questa rimane una seduta dove probabilmente andare short è meglio, anche se l'evoluzione più grande del ribasso si è già verificata nella seconda parte della mattinata. Ma i mercati hanno una loro storia ogni giorno e sono in grado sempre di cambiare la loro situazione. Quindi, Davide, a questo proposito ci sono diverse domande, ma le faremo chiaramente alla fine e senza problemi. Ci sono però un paio di chiarimenti necessari sul movimento di Intesa rispetto a quello che compare sulla mappa di mercato, e ritengo questo sia utile per comprendere proprio il funzionamento di TV Radar e TV Book. E quindi se tu riuscissi a rifare un pochino un ragionamento basandosi su Intesa, ok? Sì, ma credo di aver capito perché, diciamo, sulla mappa di mercato, diciamo che, allora, innanzitutto diciamo che Intesa questa mattina ha aperto, come torniamo, rimettiamo un attimo il grafico in grande stile, così lo si vede. Questa mattina Intesa ha aperto molto alta, poi il suo prezzo è sceso per la prima parte della giornata pesantemente, dopodiché si è un po' assestato. Intesa però è stata sospesa per eccesso di ribasso, quindi ha fatto una nuova apertura che è ben evidenziata nel flashbook di diretta a questo prezzo. Ok? Quindi, siccome la mappa di mercato tiene in considerazione l'ultima apertura, ok? Quello che capita è che se io vado nella mappa, probabilmente io trovo specificato un colore che non è
allineato con il grosso rosso che si vede chiaramente dall'apertura di questa mattina. Per cui vedete un rosso che evidenzia un meno 0,16, perché questo è l'attuale valore del titolo, ma in realtà nella seduta di oggi il titolo ha fatto un meno 5%. Ho chiesto ai programmatori nella mappa di tenere sempre e solo in considerazione, ci sarà un'introduzione di questo nuovo modo di usare la mappa a breve. Io non voglio sapere delle sospensioni, voglio solo vedere come è andato il prezzo da stamattina, quindi ho chiesto che mi aggiornino questa cosa con la considerazione sempre e solo agganciata al prezzo di apertura del mattino. Come si vede, Banca Intesa oggi è scesa in maniera perentoria, soprattutto nella prima parte di seduta e non da sola con tutte le altre banche che sono andate dietro. Vorrei dire anche che prima di passare magari a rispondere a qualche domanda, semplicemente darei quel contributo che avevo chiesto prima e tanti hanno così voluto dirmi che gli sarebbe piaciuto riottenerlo, cioè ripartire un po' dalla bici per far vedere come faccio. Allora, quando io agisco, semplicemente questo lo faccio al mattino, cerco di rendermi conto guardando la mappa se vedo più verdi o più rossi, ok? E tra l'altro qui possiamo essere un po' tratti in inganno dal fatto che alcuni titoli li vedete in verde, come alcune banche, solo perché sono state sospese e quindi sono in recupero rispetto alla sospensione, ma oggi il colore è rosso tendenzialmente a tre parti. Osservo semplicemente questo mi aiuta a capire se io devo cercare di puntare sul ribasso o sul rialzo. Un altro modo per avere la conferma se il mercato è rosso o verde per la maggior parte, ce l'ho guardando la classifica. Nella classifica di oggi vedo quasi solo ribassi e praticamente solo stelline rosse, quindi è evidente qual è il verso di mercato. E giornate come quella di oggi, di tendenza vera e ribassista, non sono mediamente frequenti, tendenza rialzista o ribassista. Tante giornate sono quelle che chiamo contrastate, quelle dove alcuni titoli sono positivi, altri sono negativi, non è chiaro il trend di mercato. Osservando, qui si vede sulla mappa del verde e del rosso mescolato, sulla classifica verde-rosso mescolato, e magari il radar, cioè lo strumento che vi ho indicato prima come quello, diciamo così, che vedete qui, in grado di dirvi cosa succede sull'indice, anche questo magari non riesce a offrirvi dei chiari. Ecco, queste sono le tipiche giornate in cui, dal mio punto di vista, un trader dovrebbe dire: oggi devo avere la saggezza di staccare la spina e non fare trading, ok? Detto questo, e guardati questi elementi, vado a prendere in considerazione se per caso su TV Gold mi vengono offerte delle statistiche interessanti, possono essere più a rialzo, più a ribasso. Oggi ovviamente noi abbiamo un trend ribassista, abbiamo una mappa ribassista, una classifica ribassista, un TV radar che ci dice che i pesci grossi più sono grandi più vendono. Poi vado a vedere su TV Gold tutte le statistiche che mi sono offerte, parlano tutte di potenziali successi sui ribassi. Evidentemente, se io oggi un mercato del genere lo acquisto, mi metto contro tendenza e dopo non mi devo stupire se l'80% di chi fa trading perde. Eppure questa è un'evidenza reale. Io non voglio dirvi altro che questo, ma se io vado sulle info di Directa e vado a vedere cosa fanno i clienti di Directa oggi? Beh, guardate, qui c'è un dato eclatante. Il 54% dei clienti di Directa compra, alcuni titoli veramente massacrati con degli intraday molto pesanti come Intesa o Unicredito sono molto comprate. Popolare Milano, altro titolo sugli scudi in senso negativo, è molto comprato. L'open interest sul future è in acquisto e quindi magari qualcuno di voi che segue solo me adesso si accorge che, come posso dire, in qualche modo qui abbiamo delle grosse opportunità ribassiste da cogliere, ma non deve stupirvi, ve lo dico per esperienza, che invece i trader tendono ad andare contro tendenza. Vi faccio vedere anche un altro elemento molto interessante, l'Euvax sentiment, lo abbiamo già trattato in altri eventi di questo tipo. Beh, guardate che cosa succede? Sono diventati tutti molto ottimisti, poi pessimisti. Se andiamo a vedere cosa è successo al DAX, abbiamo che finché il DAX è sceso molto, i trader tendevano a diventare estremamente ottimisti. Poi, quando ha ricominciato a recuperare un po', subito si sono fatti pessimisti.
Ecco un altro esempio di come sia dimostrabile su un mercato che magari ha un andamento leggermente diverso dal nostro, come i trader tendano a mettersi sistematicamente contro tendenza, cioè a fare l'opposto delle evidenze che vengono suggerite da tutti questi strumenti che abbiamo sin qui guardato. Allora direi Stefano, un paio di domande e poi andiamo con una novità interessante. Stefano, ci Eccoci qui con sei? le domande, ce ne sono tantissime, Davide, come sempre. Ok. Dunque, in pratica ci sono molte domande sulla tipologia di utilizzo, ad esempio, se si può usare con i future e con i mini future, in particolare col FTSE MIB. E Sì, rispondiamo parliamo di. subito una volta. Allora, sì, TV Book funziona anche sui futures. Ovviamente non aspettatevi sui futures evidenze eclatanti come quelle che vedete qui sulle azioni. Questo perché sui futures c'è una prevalenza di operatori istituzionali che opera in hedge, cioè a copertura, che tende ad appiattire il risultato. Però anche sui futures può essere usato e è molto interessante. Prego. Benissimo, allora adesso vediamo una domanda sempre operativa. Dice: il mercato sembra rimbalzare oggi. Ci fai vedere come reagisce il TV Book a questo rimbalzo? Beh, l'ho già mostrato prima. Le mani forti, per esempio, se prendiamo il dato aggregato sui titoli, lo vedete qui, hanno una reattività per cui rispetto al dato preso da stamattina, quello aggregato dall'apertura del mercato americano, ci dice che i piccoli hanno ulteriormente aumentato la propensione all'acquisto. Guardate qua. I grossi hanno un pochino mollato la presa rispetto a prima, però il mercato sta leggermente rimbalzando, cioè diciamo che più che una V sta facendo una L. Lo si vede bene questo se noi osserviamo qui sulla destra il grafico di Intesa, lo rimettiamo, che è un titolo esemplare da questo punto di vista. Eccolo qua, vedete, la gamba è questo pezzo che sembra più una L che non una V. Intanto che Stefano, tu selezioni altre domande, io lancerei un terzo sondaggio perché potrebbe aiutare rispetto a quanto abbiamo visto finora. Intendo dire, visto che qualcuno di voi ha chiesto magari un suggerimento su come rifare la scala degli strumenti, pensate, ve lo chiedo con un sondaggio, pensate che possa essere interessante se io vi offrissi un piano di lavoro da usare dentro la Darwin che contenga già gli strumenti del TV Book, per esempio, un piano di lavoro dove è già preparato la mappa, il grafico, questo e quello, che voi potreste scaricare o trovare già dentro la Darwin oppure scaricarvi e riportare dentro. Pensate che possa essere interessante questa cosa? Vi prego di votare. Intanto, Stefano, se tu poi vuoi selezionare di nuovo le domande, appena finiamo col sondaggio, ripartiamo. Ok, vi prego di votare, c'è ancora un pochino di tempo, avete votato davvero in tanti. Ok. Ok, allora chiudiamo il sondaggio e condividiamo i risultati. Beh, direi che non ci sono dubbi, il 94% di voi, diciamo così, dice che è interessante. Quindi, assicuro, lo farò e vi manderò magari il link di dove poterlo scaricare, così lo potrete poi importare direttamente dentro la vostra Darwin. Ok, allora, prima di continuare con le domande, Stefano, vorrei un attimo chiacchierare con le persone annunciando una novità importante. Allora, molti, tantissimi di voi mi hanno scritto che vorrebbero vedere operatività. Molti mi hanno scritto dicendomi che avrebbero voluto trascorrere una seduta di borsa con me. È un evento, come sapete, è un'iniziativa che io da anni ho sul sito Trading Week. Ovviamente è un evento a pagamento, chiaramente. Molti mi hanno scritto, qualcuno mi ha anche scritto facendomi osservare che qualcuno dice una giornata intera magari è lunga, se si poteva fare qualcosa di diverso. In tanti mi hanno segnalato il fatto che non tutti hanno la possibilità di
rinunciare a un'intera giornata di lavoro, anzi magari a due, e di muoversi verso Torino. Allora, visto che questa iniziativa dei webinar funziona davvero molto molto bene, io ho pensato con tutti i miei collaboratori che per chi di voi è interessato, noi metteremo in piedi a breve, a brevissimo, anzi vi dico già che abbiamo fissato la data, sarà il 13 aprile, noi metteremo in piedi la possibilità di partecipare a un webinar che sarà a pagamento, anche se la cifra sarà estremamente ridotta rispetto alla giornata di trading, dove io farò per voi trading in tempo reale, spiegandovi tutto, spiegandovi la mia strategia, spiegandovi come faccio a operare quando vado a fare i campionati di trading, i duelli di trading, le kermesse di trading, facendovi vedere come uso questi strumenti connessi al tempo reale e, diciamo così, in qualche modo offrendovi la possibilità come di trascorrere con me una seduta di trading, diciamo da prima dell'apertura, un po' prima dell'apertura, così organizziamo il piano di lavoro, fino all'ora di pranzo, che è il momento in cui poi il mercato va un po' scemando e l'operatività intraday si fa meno intensa. Quindi abbiamo pensato con i nostri collaboratori di organizzare questo. L'iniziativa parte dal fatto che già io facevo un giorno da trader, questa cosa che vi sto facendo vedere sul sito Trading Week, ma adesso lo trasformeremo in un evento webinar, cioè nella possibilità di assistere in questa cosa via webinar. Vorrei dirvi che già questa sera o al più tardi domani mattina condivideremo con voi il link per vedere la registrazione di questo evento e per potervi iscrivere al prossimo webinar gratuito che sarà nel mese di maggio poi, ma senz'altro vi manderemo il link con tutte le istruzioni per chi di voi vuole aderire a questa iniziativa. Ecco Davide, Ringrazio, dimmi. no, una cosa importante che ci chiedono ancora di specificare è se ci saranno operazioni in tempo reale, trading dal vivo, utilizzando questi strumenti, quindi esempi No, pratici. certamente. Io faccio trading utilizzando questi strumenti, ovviamente con l'aggiunta del grafico che uso per trovare, perché evidentemente per esempio TV Gold mi dice potrebbe essere carino comprare o vendere, che ne so, Saipem oggi, ha un certo successo statistico. Bene. Dopodiché, evidentemente, io vado ad aprire il mio grafico con la mia struttura e cerco di vendere Saipem o comprarla al miglior prezzo possibile. Non è che lo devo comprare esattamente quando alle 10, magari alle 10:10 il prezzo è migliore. Io cerco di fare questo quotidianamente. Quindi faccio un certo numero di operazioni. Mi sento di dire, senza fare promesse, ma almeno 5 operazioni escono. Magari un po' di attività sull'indice utilizzando TV Radar. Combinata con dell'attività sulle azioni utilizzando TV Gold, vedendo quello che viene fuori, l'impostazione del piano di lavoro, la scelta strategica di dove andare a operare e ovviamente opererò con i miei soldi veri e tutti potranno vedere profitti o perdite in tempo reale. Questo è un dato di fatto, esattamente come sempre è stata mia abitudine quando opero dal vivo, di usare denaro vero e di mostrare tutti i risultati delle mie operazioni a chi mi segue. Direi che Bene. da questo punto di vista riceverete per email tutte le istruzioni se volete partecipare. Io sarò molto contento se posso offrire a tutti quelli di voi che me l'hanno chiesto, siete stati tantissimi, un'opportunità anche con un costo decisamente minore di quello che è il one-to-one, di poter trascorrere una seduta con me di borsa, una mattina con me di borsa, per capire come faccio io quando vado a operare sul mercato. Hai Benissimo, Davide. qualche altra domanda? Se no, io ho un altro paio di sondaggi Allora, poi vai da avanti tu un proporre alle attimo, persone. intanto raccogliamo le ultime domande. Sì, allora vado ancora con un sondaggio perché mi interessa, ho un certo interesse a, diciamo così, a ricevere alcune risposte. Allora, TV Gold, quello che vi ho fatto vedere prima, è operativo dal 1º marzo. Diciamo che quello che io vorrei chiedervi è se, per chi di voi lo ha utilizzato, TV Gold in qualche modo ha migliorato il vostro modo di fare trading. Diciamo che in linea di massima io mi auguro di sì, ma vorrei avere la vostra risposta in tempo reale. Ovviamente chi non lo ha provato può dire no, non l'ho ancora provato. Quindi si può rispondere sì, mi ha aiutato, no, non mi ha aiutato, non l'ho ancora provato. Ok, vi chiedo di rispondere gentilmente.
lasciamo il tempo alle persone di rispondere. Ok, avete votato in tanti, in tantissimi. Ok, allora io direi che avete votato veramente in tantissimi e chiuderei il sondaggio e condividerei i dati, che sono per me un po' inaspettati. Allora, prima di tutto diciamo che chi l'ha provato probabilmente dice 4% ha migliorato il metrading, 4% no. Va bene, mi farà piacere poi magari capire chi non è riuscito a migliorare il suo trading con TV Gold, cosa gli può essere capitato. Non l'ho ancora provato, siete in tanti. Io vi consiglio fortemente di provarlo e attenzione, ribadisco, provare TV Gold o sfruttare TV Gold non significa, se TV Gold mi dice short Saipem, di prendere short Saipem, ma significa di avere le idee chiare. Significa capire che se è una seduta che vede molte statistiche, tutte di successo orientate al ribasso, stare molto attenti a comprare in una giornata del genere perché ci si mette contro tendenza. Significa, per esempio, che se anche io voglio proprio cavalcare l'onda ribassista su Monte Paschi perché vedo che ci sono tante statistiche di successo, non è così scontato che io debba comprarlo a un'ora precisa, un momento specifico, ma devo cercare magari di trovare il miglior prezzo. Vedremo poi nell'evento con il trading in tempo reale anche come costruire un grafico specifico per trovare il momento buono per entrare su un titolo, quando presumibilmente ci può essere l'accelerazione al rialzo o ribasso, quindi favorire subito un profitto di brevissimo periodo. Questo lo vedremo poi insieme. Però questa risposta mi fa pensare che magari farò anche un help per aiutarvi a capire meglio TV Gold, perché ci terrei molto che anche voi riusciste a sfruttare questo elemento. Va bene Stefano, abbiamo altre domande? Abbiamo di nuovo delle cose a cui rispondere? Davide, eccoci, sì, le domande ci sono tantissimo e una domanda ovvia è sulla registrazione e poi su quali strumenti si può utilizzare, cioè se si può usare anche con altri strumenti come TradeStation oppure se funziona solo con Diretta. Beh, questo è facilissimo. TVBook è un'esclusiva di Directa. È anche per questo che costa così poco. Esattamente come TV Alert, i report di Zegos, la società di Paolo Belvederesi, che costano, venduti sul sito Trading Week, 50 euro al mese, ma grazie a un accordo con Directa, se sei cliente di Directa, li puoi avere a 9,90 euro. Grosso vantaggio. Ma TVBook anche costa 20 euro al mese, proprio perché con Directa c'è una convenzione consolidata negli anni, dal 2007. È in esclusiva per Diretta, ma se non fosse venduto tramite Diretta costerebbe almeno 100 euro al mese, perché c'è un contributo forte di Diretta alla diffusione di TVBook. Andiamo con le altre Benissimo, domande. andiamo con le altre Se si può domande. usare con TradeStation, quindi c'era l'altra Ecco, domanda, bravissimo. no, perché è nativo dentro Diretta. Molto bene. Allora, andiamo avanti. Quindi sulla disponibilità della cosa siamo a posto. Di nuovo, categoria contratti. Questa è un pochino una domanda, Sì, particolare. Comunque, al di là dell'esempio pratico, dice, abbiamo 56% più 16 e più 4. Dice, ma il totale non arriva al 100%. Come mai? certo, no, come mai? Proprio per quello che ho spiegato prima. 1, 2 e 3. Questi tre numeri non possono fare 100%. Perché? Perché S è una categoria a sé stante e pesa, in questo caso, se lo guardiamo sul TV Radar, il 58%. XL, come vi ho detto prima, sono, allora, anziché guardarla qui, direi, facciamola ancora più facile, andiamola a guardare su Intesa, dove possiamo vedere la cosa ancora meglio perché è espressa in euro. Allora, i contratti S sono quelli minori di 24.000 lotti euro. I contratti XL sono tutti quelli maggiori di 102.000 euro, quindi XXL è compreso in XL, ne è come una specie di filtro superiore, per cui il valore di XXL è già incluso in XL, quindi XL fa, diciamo così, in questo caso, se andiamo a vedere la cosa su Intesa, XL fa il 68% dei volumi o il 15% dei contratti, e se ragioniamo sui contratti,
il 16%, scusate, e se ragiono sui contratti, di cui un 4% addirittura è anche XXL. Quindi XXL è un di cui di XL, non vanno sommati assieme. Quello che ci potrebbe invece accorgere è che small più XL non fa 100, e questo semmai può essere un altro problema. E la risposta è certo, perché se lo capiamo bene, se andiamo ad osservare quello che c'è scritto qui, noi guardiamo i contratti più piccoli di 24.000 e quelli più grandi di 102.000 di controvalore, di cui poi andiamo anche a monitorare come dire, andiamo anche a guardare un di cui che è quelli più grandi di 245.000. Perché allora small più XL non fa 100? Perché mancano tutti i contratti scambiati tra 24.000 rotti e 102.000. L'ipotetica categoria M, che però noi non consideriamo perché non ha nessuna rilevanza. In realtà le uniche categorie che rilevano ai fini dei volumi, l'unica è XL e il suo di cui che è XXL. Small noi lo monitoriamo solo perché è utile essere contrarian rispetto a small, cioè small sta sempre dalla parte sbagliata o quasi. Lo abbiamo visto prima anche con l'Oivax Sentiment. I piccoli sono contro trend ed è per quello che li monitoriamo, altrimenti avremmo addirittura escluso anche loro e guardato solo XL e il loro di cui che è XXL. Spero di essere stato chiaro. Davide, proseguiamo con le domande che sono veramente tante. Sì. In particolare, volevano ancora una spiegazione del grafico a bolle, giustamente perché ha una qualche complessità, magari velocemente perché non è l'oggetto di questo, però se puoi rapidamente spiegare. Allora, il grafico a bolle, cioè questo, non è altro che una rappresentazione sotto una prospettiva differente dei dati che noi troviamo elaborati qui, ma anche qui. Cioè, noi cosa abbiamo? Qui abbiamo le tre categorie da cui risulta questa roba qua, cioè chi più compra e chi più vende. Tutti i contratti che sono riepilogati qui sono anche raccolti in questo time and sale, ok? Quindi, se io, ora scusate, mi muovo, vado qua e cambio la categoria, quindi clicco su XXL, come vedete il time and sale cambia, mi fa vedere solo i contratti, prezzo e quantità maggiori di quei 94.000 rotti pezzi che sono l'equivalente di 250.000 euro. Se vado su XL ne vedo un numero diverso, vedo tutti quelli anche compresi. E come vedete, quando io clicco cambia anche il grafico di qua, perché se guardo XXL vedo meno bolle, se metto invece anche tutto XL, il numero di bolle aumenta sensibilmente, lo vedete? Ovviamente il colore della bolla identifica l'acquisto o la vendita, rossa la vendita, verde l'acquisto. La dimensione della bolla, avendo una proporzione rispettata, significa che più la bolla è grande, più il contratto è grande. Come vedete, se io mi muovo col mouse, la bolla su cui mi posiziono prende un colore più vivo e mi dice la descrizione quanti pezzi, che prezzo e a che ora. Ovviamente io posso ancora muovermi col mouse, allargare o stringere e muovermi, diciamo, nel contesto del grafico alzando o stringendo. Ok? Questo è il grafico a bolle. Benissimo Davide, grazie. Invece andiamo su un'altra domanda che è un pochino più tecnica ancora. Volendo sfruttare queste indicazioni dinamiche per un trading da scalping, cosa guarderebbe per fare scalping a 3-4 tick su titoli come Eni, UniCredit, Fiat, eccetera? Beh, tendenzialmente cercherei di non essere mai controtendenza col verso principale. Poi nei dettagli ci andremo e lo vedremo in tempo reale perché io farò anche un po' di attività di quel genere quando faremo la sessione di trading. Comunque lo scopo sempre è quello di non mettersi mai contro le mani forti, anche quando faccio scalping. Ecco, Quindi Davide, non dare di dritto e di rovescio, ma cercare di capire qual è il verso buono e se oggi è meglio dare di dritto, do solo di dritto, viceversa, do solo di rovescio. benissimo, Davide, quindi quel giorno farai anche un pochino di scalping, mi pare di capire, Ci faremo corretto? delle operazioni con respiro più di breve o più di medio, soprattutto vediamo l'attività che ci conviene più fare sui derivati, insomma. L'ausilio che useremo è quello del grafico per darci il marchettario, del TV book per indicarci il verso da tenere,
e poi delle evidenze statistiche per capire se ci Quindi, siano titoli che convengono più di altri. allora, quali modelli statistici appunto di fondo sono presenti in queste strategie tipo Gold, tipo Radar? No, su TV Radar è solo un calcolo mero. Le Ok. statistiche che sono presenti su TV Gold ci sono sette pattern e sono prevalentemente basati sulla presenza da 1 a 4 stelline rosse o verdi e poi sul confronto delle diverse categorie XL contro XXL, cioè XL XXL se sono più propensi negli acquisti o nelle vendite, contrarian rispetto alla categoria small e poi per esempio se XXL compra in maniera molto aggressiva e il titolo dimostra di subire pesantemente quell'attività. Bene, Davide, allora ancora gli orari della tua giornata. In particolare, Sì. come si svolge la tua giornata rispetto all'apertura delle 9? Sto raccogliendo diverse domande. A che ora i colori della mappa diventano significativi? E a che ora Sì. Sì. guardi e inizi a utilizzare la mappa nella mattinata? Beh, come si può vedere per esempio dall'attività che io faccio, diciamo, per esempio, rispetto all'orario in cui partono i monitoraggi su TV Gold, è intuitivo, che, praticamente io non, cerco di non operare, prima delle 10 in trend, perché prima delle 10 è difficile che il mercato abbia già scelto definitivamente la sua tendenza. TV Book vive di monitoraggio dei volumi e se i volumi monitorati sono troppo pochi alle spalle, il dato è meno affidabile, quindi almeno le 10. Ma vorrei dirvi di nuovo che le migliori rilevanze statistiche sono verso le 11 anziché verso le 10. Nel frattempo sono andato sulla pagina, diciamo così, di iscrizione per la partecipazione eventualmente al webinar di cui vi parlavo con l'operatività. L'indirizzo è semplice, non preoccupatevi, vi verrà inoltrato per email, comunque lo diciamo per chi volesse vederlo, Sì, Davide, esatto, scusami, c'è anche una webinar.tradingweek.it/feedback. versione breve del link, per più Sì, ricordabile, va con il bene. link lì, che è bit.ly/tvtrade, molto semplice, quindi Ok, assolutamente benissimo, memorizzabile. grazie. In questa pagina c'è un po' spiegato cosa sarà questo webinar, c'è l'elenco dei dati che vanno raccolti, siccome dovrete ricevere la fattura, dovrete gentilmente anche dare il codice fiscale, poi vi registrerete e vi arrivano per email le istruzioni di come effettuare il pagamento e poi collegarvi al webinar a pagamento, appunto. Comunque, torniamo alle nostre domande e ai nostri spettatori del webinar. Anzitutto vorrei ringraziarli perché sono veramente stati numerosissimi e siete ancora tutti lì incollati, il che vuol dire che quello che vi dico vi piace, vi ringrazio perché io ci metto davvero l'anima nel fare queste cose e sono molto appassionato perché il primo fruitore di tutti questi strumenti sono io nel mio trading e quindi sono strumenti fatti per un trader. E credo quindi molto utile a chiunque faccia trading. Benissimo, Davide, una domanda generica che però può aiutare a capire meglio il funzionamento di TV Sì. Book, un po' per tutti, anche per chi è più all'inizio in questo percorso formativo. Cos'è l'open interest di future opzioni e altro? L'open interest non è altro che il numero di posizioni aperte overnight su uno strumento che, essendo un derivato, è diverso da un'azione. Per esempio, le azioni circolanti di un certo titolo sono un numero molto ben determinato. Perché? Perché ogni azione rappresenta una piccola fettina del grande capitale sociale di una società, quindi non ce ne possono essere infinite. Il numero è finito e ben noto. Sui derivati invece si possono aprire un numero illimitato di operazioni. Ecco, l'open interest, dice chiaramente quante sono le posizioni aperte su quel derivato. Evidentemente c'è un concetto banale. Più l'open interest cresce, più l'interesse degli operatori verso aprire posizioni rialziste o ribassiste su quel contratto è tanto, è forte. Se l'open interest cala, significa che il mercato sta cominciando a disinteressarsi di quello strumento. Bisogna anche stare attenti però nel valutare l'open interest, che periodicamente i future hanno quello che si chiama l'expiry day, cioè il giorno di scadenza, e pian piano che si avvicina il giorno di scadenza, anche gli operatori che hanno
obiettivi di medio o lungo periodo, fanno quello che si chiama il rollover, significa passare da un future che sta scadendo a quello che scadrà la prossima volta. E quindi pian piano l'open interest sui futures che si avvicinano alla scadenza va scemando proprio per effetto del rollover, come ripeto, che è il passaggio alla scadenza successiva. Bene, Davide, allora andiamo avanti. Nel frattempo poi scriveremo anche in chat il link per l'iscrizione che è bit.ly/tvtrade, quindi assolutamente Sì, se ve lo memorizzabile. preparate, ragazzi, poi magari vi do un attimo lo schermo e lo facciamo leggere per tutti. Grazie. Va bene. Allora, quale strategia consigli di adottare per entrare una volta individuato il titolo tramite TV Radar? Diciamo che TV Radar serve unicamente per dirti da che parte stare, che sembra poco, ma è la gran parte della difficoltà del lavoro. Poi, per trovare l'esatto market timing, a ognuno il suo. Io, per esempio, uso un particolare tipo di grafico con candele specifiche che mi evidenzia i momenti fisiologici in cui il mercato segue il trend e poi prende il fiato, segue il trend e poi prende il fiato. E io, secondo il tipo di aggressività che voglio avere, posso dire se sono orientato alla giornata. La prima volta che il mercato riprende a seguire il trend, lo compro o lo vendo e poi lo lascio dentro. Oppure, se sono più propenso in quella particolare giornata a fare trading, cerco di entrare e uscire ogni volta che il trend va nel mio verso e poi uscire quando il mercato prende il fiato, molto facilmente. Ma questa è la mia piccola strategia. Qualcun altro potrebbe usare solo il book, qualcun altro potrebbe usare solo lo scalping e viceversa. Davide, un'altra domanda. Dove si trova il grafico della tendenza? Cioè a dire, e prova a interpretare il pensiero di questa persona. Il grafico della tendenza non è un grafico, è una cosa molto Esatto, facile. esatto, esatto. C'è Quindi un prezzo di apertura al mattino, poi c'è il prezzo attuale. Se il prezzo attuale è più basso del prezzo di apertura, la tendenza è ribasso, vale per qualsiasi strumento finanziario. Se il prezzo attuale è più alto del valore di apertura, la tendenza rialza, né più né meno. Ora, è chiaro che se io ho tanti titoli, tutti tendenti a ribasso, l'indice che tende a ribasso, tutto che mi parla della stessa cosa, in quella giornata io voglio andare solo a ribasso. La stessa logica vale se io voglio andare solo a rialzo. Quando c'è il problema? Quando qualcosa mi dice ribasso, qualcos'altro mi dice rialzo, la seduta è contrastata, come dicevo, che significa qualcosa va su, qualcosa va giù. In America si parla di giornata di borsa contrastata, per esempio, se il Nasdaq sale di un po' e il Nasdaq scende di un po'. Questo si dice una sessione contrastata, cioè quando non tutto va all'unisono. Quelle sono le giornate dove è meglio non fare trading. O comunque, se lo fai, devi essere consapevole che magari non è la giornata della svolta dove fai il gain epocale. benissimo, Davide. Allora, ascolta una cosa, sempre a livello di analisi, ci dicono alle 17, cioè poco fa, qual è la Sì. Sì. sua analisi e il perché di questo ribasso generalizzato? Estraendo Intanto sempre da TV Blue. possono essere due concetti diversi, nel senso che intraday la mia analisi è semplice. Oggi le maniforti hanno venduto, non c'era bisogno di fare cose particolari. Si vedeva chiaramente sin da stamattina, tre strumenti ce lo hanno detto, il TV Gold lo dice chiaramente a partire dalle 10, quasi ogni segnale a ribasso. Quindi questa è una giornata dove le maniforti hanno venduto e questo giustifica il ribasso. Questo è l'inizio e la fine senza segmentali, scusate il termine, per fare trading intraday. Se invece voglio inserirmi in un contesto di più ampio respiro, quindi con un orizzonte temporale più lungo, io tutti gli investimenti che faccio con un orizzonte temporale medio-lungo li baso sui fondamentali. Allora, sui fondamentali posso dire che i mercati hanno avuto un inizio anno terribile. Questo perché qualcuno, qualche mano veramente forte, ha liquidato un asset incredibile. Questa operazione è costata al mercato italiano un quarto del suo valore di capitalizzazione perso nel giro di 40 giorni o altrimenti 28 sedute circa di borsa. Poi c'è stato un po' di ripresa, ma i volumi non sono mica stati all'altezza del ribasso precedente. Tutti riponevano una grande fiducia in Draghi, Draghi ha rassicurato i mercati. Per una volta, anziché dire whatever it takes, cioè qualsiasi cosa serva, ha fatto whatever it takes, cioè ha fatto tante cose, ha messo in gioco tanto. Dopodiché il mercato si è fermato lì un attimino perché
È un po' come quando nel ciclismo di una volta, quello che si faceva su pista, si faceva il surplus, cioè tutti stavano lì in equilibrio, fermi, chi se li ricorda, in tandem sulle biciclette, perché il primo che partiva era quello che perdeva. Quindi tutti stavano lì cercando di partire per ultimo. E allora qui siamo in quella fase di surplus in cui dopo Draghi va bene la scorpacciata al primo giorno, più 5 prima, poi 0, secondo giorno più 5, quindi il mercato ha reagito positivamente. Però adesso tutti sono lì a cercare di vedere chi fa la prima mossa. Se quello che farà la prima mossa venderà, magari gli altri andranno dietro. Io credo però che, se proprio devo dire la mia, mi sembra che questi sono mercati che in un orizzonte di medio periodo magari hanno anche qualche chance di ritrovare un po' di positività e di risalire. Però, ripeto, questo mi sembra, e quando uno dice mi sembra, non dice niente di trascendentale, dice solo mi pare che potrebbe essere così. Ma gli effetti li vedremo nel tempo. Mi chiedeva se è possibile usare TV Book sull'euro-dollaro. Dunque, innanzitutto diciamo che non è possibile usare TV Book sul cambio euro-dollaro spot per un motivo banale. Questo perché, in linea di massima, lo spot non ha i volumi. Quindi, se io voglio guardare un TV Book su una valuta, devo guardare il future valutario quotato al SIMI. Allora adesso, appena Stefano riprende lui la gestione delle domande, metterò magari visibile il TV Book sul future sull'euro-dollaro per vedere che informazioni ci dà. Un'altra domanda interessante era che è capitato di vedere il radar rosso e verde il pomeriggio, anche il contrario. Non è facile trovarsi dalla parte giusta. Beh, il radar di per sé può cambiare verso in giornata solo se ci sono volumi in grado di ribaltare la situazione precedente. Per statistica, non lo dico io, come posso dire, potete verificarlo sul sito. Chi di voi utilizza TV Book può loggarsi con i dati che gli ho dato diretta al sito TradingView e andare a guardarsi tutta la statistica. Per statistica è molto più probabile che una giornata rimanga tale dall'inizio alla fine piuttosto che cambiare. È vero però che, per esempio, nelle ultime 7-8 sedute i mercati sono stati invece molto in grado di cambiare direzione spesso. Abbiamo avuto 2 mesi di grandissima affidabilità, gli ultimi 10 giorni lo sono stati meno, ma questo è un dato di fatto, bisogna accettare che il mercato possa essere così. Stefano, prego. Benissimo, Davide, a domani ci sono le scadenze delle opzioni, lo sappiamo, e dei future, sarebbero le famose tre Sì, streghe. abbiamo già parlato di questo mentre tu eri Ah, scollegato. ecco, perfetto, Sugli perfetto. futures abbiamo Molto già risposto, sì. bene. Allora, andiamo avanti. Nella categoria, diciamo, contratti, volevano un chiarimento sulla differenza tra contratti e volumi che vedono. Beh, è molto facile. Se io compro 1.000 Fiat, faccio un contratto. Se Stefano ne vende 10.000, fa un contratto. Quindi in termini di contratti è stato uno che ha comprato e uno che ha venduto. In termini di volumi siamo 1.000 contro 10.000, è una bella differenza. Quello che contano sono i volumi, non i contratti. Spero di essere stato chiaro. Benissimo, benissimo. Senti ancora Davide, sul FIB, dunque tante persone fanno il FIB e il mini FIB. Una prima domanda che ci è stata fatta da diverse persone è se le strategie sono replicabili o sono strategie di trading talmente stretto che non sono appunto replicabili. Questo perché, vedendo No, prima. no, beh, si può operare in tendenza, in questo caso è tutto molto, molto, molto facilmente replicabile. Quelle di trading molto stretto, alcune magari più, magari meno, ma quello che farò vedere nel corso a pagamento con l'ausilio del grafico è qualcosa che tutti possono replicare, senz'altro. Bene, e in questo senso, Davide, Ok, quindi. questo scusate, lo faccio vedere, Ah, mi è ecco, stato chiesto perfetto. prima, questo è TV Book sul euro-dollaro, come vedete c'è, diciamo così, diciamo che i volumi qui sono tantissimi, c'è molto più equilibrio rispetto a. Davide. Categoria XXL vende un po' meno della categoria XL. Comunque la forchetta è aperta sul 53 e qui abbiamo
manifolti che vendono un po' di più rispetto a qui però bisogna fare un'osservazione di questo tipo. TV book non funziona su base 50. Quello che noi vediamo qui denota che ci sono più acquisti di vendite. Intendo dire, l'equilibrio su questo titolo è determinato dalla categoria All, cioè se noi prendiamo tutti i contratti, noi abbiamo che il 47% di tutti i contratti è fatto acquistando, il 53% vendendo. Se poi andiamo a vedere le due categorie più basse, sono perfettamente allineate sulla media. XXL sono più compratori della media. TV Book funziona così, eh? Prende All come parametro e poi va a vedere se le varie categorie si posizionano, estremizzano in un verso o nell'altro rispetto al guadagno. Qui abbiamo che XXL è più disposta su base 50-50, è venditrice, ma è più compratrice rispetto alla media. Quindi questo dato significa che la categoria XXL è più compratrice, però ripeto, questo tipo di cose risultano più sottili sui futures, mentre sulle azioni di solito le forchette sono estremamente più ampie. Grazie. Quindi è in questo senso appunto il fatto che sui futures ci siano migliaia di pezzi scambiati, eccetera, eccetera, Sì. spesso anche senza apparire sul book, dice è utilizzabile quindi anche sul FIB o meno. Io penso che sia utilizzabile a livello di Sì, tendenza. ma io non ho, non è possibile, cioè ci sono degli scambi cioè se uno scambio è registrato deve essere passato nel book per forza. Poi si può dire che magari non è facile capire se è arrivato prima chi vendeva o chi comprava, ma in realtà non può esserci uno scambio che non passa dal book. Quindi quello che noi Cioè, è vediamo impossibile. passare sul time and sales, sostanzialmente, correggimi se sbaglio, Sì, ci sono a volte magari due che inviano contestualmente l'ordine e si incrociano. Però comunque il contratto passa da mercato, per forza, se no non può essere registrato come contratto. benissimo. Invece un chiarimento sul delta, Davide, ci puoi spiegare meglio cos'è il delta e come si usa, Il anche delta. strategicamente? Allora, andiamo sul delta. Esempio, torniamo Nel su... frattempo, Davide, volevo rispondere. Molte persone ci chiedono, per quanto riguarda gli orari del webinar, di fare dei webinar, dice, al mattino, perché dice, si capisce meglio. E a questo proposito, Sì, certo, sono d'accordo. Magari ne organizzeremo uno. Infatti, per esempio, quello in tempo reale, che dove dovremmo fare trading, per forza è al mattino. Evidentemente non avremmo chance di farlo diversamente. Non so perché, ma cercando di aprire. esatto. Nel frattempo ricordo il link per l'iscrizione, che è un semplicissimo bit.ly, quindi bit.ly con la y slash tvtrade, quindi assolutamente memorizzabile. Davide è pronto. Sì, sto cercando di scaricare i dati, ho Nel qualche problema adesso frattempo con la ricordo. mia connessione internet, abbiate pazienza. Ok, nel frattempo ricordo a tutti che sarà Magari. disponibile la registrazione senza problemi. Alcune Sì, persone cerco ci di dicono ridurre al minimo i dati scaricati che così. non riescono a trovare TV Book all'interno della Darwin, quindi poi Questo lo se facciamo vedere facile, mouse destro, apri tessera, c'è un menu che si chiama Trading Week e poi tutto quello che è TV Book lo si vede benissimo. abilitarlo con Okay. tutti gli strumenti aggiuntivi. Il menu si vede lo stesso, tutti lo vedono. Se poi non sei abilitato e clicchi per esempio su TV Book Full, in questo caso a me si apre TV Book, a uno non abilitato si apre la maschera per abilitarlo. Ottimo. Siamo solo, vediamo se riusciamo, non riesco a scaricare i dati in questo momento. Ok. Nel frattempo Proviamo. ricordiamo che, e di nuovo la registrazione verrà resa disponibile a tutti, ovviamente. Se vuoi, Davide, tanto ci sono tante domande. Sì. Ok, andiamo avanti. Io sto Gestione cercando di dei gap, scaricare i dati, ma ad ho esempio, no? qualche problema di connessione in questo momento. Ok. Allora, la gestione dei gap nel frattempo, i gap Sì. intraday, tradabili, non tradabili. Si può. No, io, il mio trading non si è mai basato sui Quindi gap, anche io TV non Book non considero i ha gap. al suo No, interno. perché quando io faccio trading parto, non me ne frega niente di quello che è stato fino a ieri. Quello che è successo nella notte tra ieri e oggi io non posso prenderlo, né perderlo, né guadagnarlo. Io considero solo come vanno i prezzi dal valore di apertura, niente altro.
Ok, ancora tante domande sul fatto se si può utilizzare sui titoli tedeschi, se si può usare sui titoli americani, se si può usare sui future, ma abbiamo già parlato Allora, tante. TVBoom funziona sui titoli italiani, sui titoli tedeschi, sui futures e a breve anche su una selezione di titoli americani. Ovviamente TVBook funziona sui titoli italiani, ma non su tutto il listino. Avrebbe un senso mettere TVBook sul titolo Gambero Rosso? No. Funziona solo sui titoli del FTSE MIB, quelli più liquidi, su quelli del DAX 30 e funzionerà su una selezione di una quarantina di titoli statunitensi. Quindi. Serve perché TVBook sia efficace, serve tanta liquidità, tanta ricchezza di scambi, viceversa il dato è meno trasparente in maniera intuitiva. Ok, ancora XXL, XL, a parte la differenza che abbiamo già sottolineato più volte, ma dice, quando un privato scambia tanti contratti, come faccio a riconoscere che in realtà appunto è un privato travestito da XXL? Io direi che questo problema non si pone, giusto Davide? Un privato travestito da Quindi nel XXL, senso, se uno di noi, semmai trader come me, il dubbio potrebbe più venire a uno, vediamo se riesco, ma mi sembra proprio che la linea non mi esatto. aiuti, Il vabbè. discorso era proprio se uno, diciamo così, come noi, trader privato, va a Sì. scambiare un gran numero di pezzi. E a quel punto dice Beh, a basta. quel punto Esatto. diciamo che un privato si è travestito da XXL, ma pensate per esempio all'ordine su Intesa San Paolo di oggi, l'XXL era quello che fa ordini, che fa contratti più grandi di 240 e passa mila euro. Ora, un privato magari con la leva, supponiamo che uno abbia 100 mila euro sul conto, ok? Con la leva 10, su un titolo che ha leva 10, al massimo può fare quattro ordini da grosso operatore, non di più. Quattro ordini non vai tanto lontano, voglio dire. E poi comunque, perché uno dovrebbe fare ordini così grandi solo per disturbare TVBook? Ma comunque non ha senso, no? Non sarebbero volumi sufficienti da spostare il risultato finale. Ok, ecco invece come percentuale, quando XLXXL sono intorno al 55%, è Sì. sufficientemente affidabile o dobbiamo anche aspettare Per quale dato? esempio, nella specifica che trovate facilmente se torniamo al sito Trading Week e andiamo a cercare di capire come, scusate, io continuo a avere, per fortuna che non cade il webinar, continuo a avere un po' di problemi di calcolo, scusate, di accesso al sito. Come dicevo, sul sito Trading Week trovate la spiegazione di come funzionano le stelline e Ok. facilmente potete intuire, potete rendervi conto che praticamente se i volumi scambiati dalla categoria XL non arrivano almeno al 60% dei volumi, non vengono date stelline. Questo è un dato di fatto, insomma. Davide, se hai voglia mi Cioè, passi lo schermo, visto che hai qualche problema di collegamento. Di internet e nel frattempo faccio vedere il link, così dato grazie. era da far vedere, quindi Sì. se Sì, tu volessi rendermi certo. presentatore, o se no posso Sì. farlo io, faccio Sì, solo certo, vedere grazie. il link, va bene? Un secondo solo. Sì. Allora, ecco, adesso dovreste vedere il mio schermo, Sì. Sì. perfetto, e qui sopra avete il link semplicissimo che vi permette appunto di collegarvi. Vedete Si che vede un po' piccolo, se puoi farlo un po' vede più piccolo, grande, lo forse. facciamo grande. Guarda, lo facciamo subito grande. Dimmi se adesso è un po' più visibile. Non moltissimo. Ok, allora lo facciamo un pochino più grande. Nel frattempo faccio vedere la pagina di atterraggio che è webinar.trainingweek.net. Quindi andiamo a far vedere il link che è molto semplice e, lo ripeto, assolutamente facilmente memorizzabile. Lo scriviamo insieme con un carattere grande, così come giustamente ci dice Davide, è visibile a tutti. Il link assolutamente semplice è bit.ly/tvtrade. Poi lo mandiamo anche nella chat in Ok, modo che possiate vederlo perfetto. tutto. Quindi assolutamente semplice, voi scrivete qui bit.ly/tvtrade e avete modo di accedere immediatamente alla pagina di
di iscrizione. Quindi ricordiamo ancora il link bit.ly/tvtrade e accedete, se volete, alla pagina di iscrizione. Il webinar sarà mercoledì 13 aprile in tempo reale dalle 8:30 alle 12:30 con 4 ore di trading con Davide Biocchi, chiaramente in reale e utilizzando gli strumenti di questi primi tre webinar. Ancora, poi ti Sì. ripasso la linea. Chiaramente No, le rispondiamo, magari facciamo ancora un paio di domande e poi lasciamo No, al volevo nostro dire, pubblico Davide, magari. come dicevamo, le persone che si iscriveranno riceveranno anche le registrazioni dei primi tre webinar propedeutici, se non le hanno già seguiti, che sono quello di oggi e i due precedenti, sempre relativi a TVBoom. Allora, io Sì. ti Queste ripasso. registrazioni sono disponibili per tutti coloro che si sono iscritti e che hanno partecipato. Esatto. Dovrebbe, chiunque si sia già iscritto ha ricevuto il link per partecipare a queste registrazioni. Senti, abbiamo altre domande che poi mi farebbe Andiamo piacere diverse, dimmi tu se lasciare posso liberi i nostri. ripassarti lo schermo oppure preferisci che tenga il mio. Possiamo anche andare così, non c'è nessun Ok, problema. allora e di nuovo prendo di nuovo un attimo le domande, le vado a seguire qui Sì. perché le ho sullo Sì. stesso schermo. Come vedete, sono Ok. tantissime. Una cosa sugli ETF, interessava anche a me, Davide, se Sì. ritieni che sia utilizzabile anche, o lo sarà a breve, anche sugli ETF. Beh, sugli ETF intesi come io vado a vedermi chi compro, chi vende gli ETF? No, non mi No, interessa allora questa scusami, cosa. mi spiego meglio perché appunto è una domanda che interessa anche me. Io mettiamo che veda sul FIB o su delle azioni, Sì. magari il settore bancario, una Sì. tendenza individuata da TV Radar. A quel punto, o da TV Book, secondo te le operazioni sono riproducibili anche con un ETF corrispondente, magari di settore, che Sì, riproduce evidentemente l'ETF come il certificate, come il FIB, sono tre strumenti per puntare sui rialzi o sui ribassi degli indici, quindi vanno bene. Tenete solo presente che il FIB è lo strumento più trasparente e anche quello dove lo spread è più stretto. Gli altri sono strumenti che in qualche modo, se replicano l'indice long o short e a leva, sono cartolarizzazioni del future. Quindi il future è il prodotto originario, gli altri lo cartolarizzano, ma per qualcuno sono più facili. Lo spread, per esempio, sugli ETF è molto più grande che sul FIB, quindi ci vuole che il trend sia ben definito per poterlo sfruttare anche su quello strumento. Bene, ecco Davide ancora, sulla dimensione delle bolle, lo ricorderanno tutti, hanno una dimensione diversa a seconda dell'intensità di vendite e di acquisti. È possibile, ci chiede Dennis, tracciare o risalire a livelli di supporto resistenza significativi? In alcuni casi, se uno osserva un grafico, può notare magari dei movimenti di grossi operatori in prossimità di certi supporti, ma di solito è perché servono queste grandi quantità per rompere a rialzo o ribasso importanti livelli dove molti trader tendono a intervenire sul mercato. Però Bene. non c'è una correlazione elevata, direi che può starci. Benissimo. Invece Claudio ci chiede degli ordini iceberg. Sono monitorati in qualche modo da TV Book e TV Radar? Allora, io ho spiegato molte volte che quello che TV Book va interpretando, cioè l'idea che le mani forti sono quelle in grado di spingere il mercato in su o in giù, e che in presenza di mani forti che acquistano piuttosto che vendono, il mercato dovrebbe salire o scendere, se potessimo creare l'assenza di attrito in borsa dovrebbe essere vero sempre. In realtà la borsa non è un ambiente senza attrito, è un ambiente dove l'attrito esiste. E l'attrito esiste, per esempio, sotto forma di market mover, quindi un mercato che magari andrebbe a ribasso o a rialzo dal mattino alla sera, arriva un dato strampalato nel pomeriggio e cambia direzione. Questo è attrito. Market mover si chiamano infatti questi elementi. Un altro elemento di attrito che potrebbe, per esempio, rendere un po' meno affidabile TVBook, che infatti, come sappiamo, ha statistiche di affidabilità attorno al 70-80% anziché al 100%, come dovrebbe essere. Però al 70% anche ragione del fatto che nel book ci sono molte trappole, questo è di nuovo qualcosa che vedremo al webinar. Alcune di queste trappole sono proprio degli ordini iceberg. Mettere un ordine iceberg è come mettere una trappola nascosta sotto le foglie, uno pensa di riuscire a correre, quando arriva lì, zac, l'ordine iceberg blocca la salita o la discesa. Ecco. Quindi
L'ordine Iceberg è forse uno degli attriti più significativi che la borsa può produrre rispetto a un'interpretazione, per esempio, come quella di TV. Bene, andiamo avanti appunto con tantissimi, come vedi, chiedono appunto il discorso della registrazione, abbiamo già detto che sarà data a tutti gli iscritti senza problemi. Andiamo a vedere un po' il discorso CFD velocissimamente e, visto che abbiamo parlato di ETF, se le indicazioni sono poi utilizzabili anche ed eventualmente con i CFD. Beh, CFD sugli indici, intendi? Sì, ma ci sono anche quelli sulle singole azioni, poi eventualmente. Chiaramente Directa con LMAX offre i CFD sugli indici, CFD su alcune materie prime, ma in generale credo. Beh, diciamo che io in generale sono più orientato a operare sulle azioni. Il CFD è di nuovo la cartolarizzazione di uno strumento che già esiste. Allora, è evidente che se io riesco ad arrivare al produttore delle arance, ho fatto tanta fatica a trovarlo, ma l'ho trovato. Non è che mi fermo 10 metri prima e compro su quello che mi vende e già il suo ricarico. Io a quel punto, se sono a 1 metro, vado dal produttore. Quindi io sono sempre tifoso del sottostante. Le azioni e i futures sono prodotti estremamente trasparenti. Le loro cartolarizzazioni, che siano ETF, che siano certifiche, che siano CFD, che siano quello che vogliamo, sono comunque prodotti surrogati che possono essere onesti, Davide, trasparenti, quello che vogliamo, ma non è mai come trattare il prodotto base. esatto, quindi il consiglio è rimanere sull'azione, sbaglio? Sì, lo consiglio, ma non è che biasimo chi fa diversamente, io dico solo come faccio io. Sì, noi parliamo solo dell'esperienza, esatto, Certo. tua personale e posso dire anche mia. Certo. Ancora, qui a Salvatore rispondo io direttamente perché lui dice, ma scusa, il visual trader a pagamento, allora c'è anche questo? No, attenzione perché come sappiamo io utilizzo tantissimo visual trader. Appunto, nella mia operatività, Visual Trader viene offerto ai clienti diretta in versione base in modo assolutamente gratuito. Tra l'altro, è una versione assolutamente completa. Io la uso ogni giorno senza particolari difficoltà. Quindi, diciamo, e correggimi se sbaglio, Davide, che per usare Tvorara TV Gold non è assolutamente necessario avere Visual Trader Pro. È corretto? Ma non capisco cosa c'entri. No, vabbè, è una persona che è un. È una domanda di una persona, ma No, ripeto. no, vorrei dire nel senso che TV Book è dentro la Darwin. La Darwin è offerta da Directa gratuitamente. Poi, evidentemente, io uso alcuni grafici, alcuni di questi sono presi da Visual Trader, ma questa è un'altra faccenda. Esatto, Cioè, chi volesse utilizzare Visual Trader può comunque, almeno io faccio così e uso anche TV Book, utilizzo la versione base e offerta gratuitamente da Directa. La trovo, mia esperienza personale, assolutamente compatibile con l'utilizzo di TVBook. Davide, la giornata invece di trading reale, che sarebbe un po' il corrispondente del day trade che abbiamo descritto e presentato per mercoledì 13 aprile, 4 ore di trading insieme a te, dalle 8:30 alle 12:30 faremo l'apertura, la preapertura e il trading proprio operativo e pratico. Per iscrivervi appunto il link è quello che vedete, bit.ly. Slash TV Trade, forse io non so, chiedevano appunto del costo di questa giornata. sì, forse del costo non ho parlato. Comunque, Esatto, quindi diciamo che l'esperienza di stare una giornata di borsa con me costa 700 euro al giorno. Questo corso via webinar ha un importo molto minore, costerà 297 euro a persona, IVA compresa. esatto, io ho notato che poi in realtà. Diciamo che la profittabilità delle lezioni ricevute via webinar è molto elevata perché poi la persona ricevendo subito anche la registrazione, soprattutto con lo schermo e il dettaglio di tutte le operazioni, quello che vedo io è proprio che il poter rivivere l'operazione proprio facendo anche play, pausa nei momenti proprio decisivi dà un valore aggiunto sicuramente molto importante. Quindi da un lato vivere il trading reale, poi avere la possibilità di riviverlo e quindi approfondire tutti i concetti. Davide, ancora, quindi gli ETF ne abbiamo già parlati. Dice: questo evento a pagamento, quello del trading reale, il corso di mercoledì 13, sarà l'unico evento, ci chiede Gaetano, in questo senso? No, l'idea è che sia trimestrale, ne faremo 4 all'anno, proprio perché le richieste sono state tante e quindi lo faremo trimestrale. Il prossimo sarà presumibilmente, a cavallo tra la fine di giugno e i primi di luglio.
Perfetto, a proposito di richieste elevate, c'è un numero chiuso, come ci si comporterà in questo senso? No, beh, non c'è un numero chiuso, per cui l'evento rimane aperto. Comunque, in ogni caso, diciamo che lasceremo la possibilità di interagire alle persone, nel senso che tutti potranno fare delle domande e noi risponderemo. Ovviamente, oggi noi abbiamo centinaia e centinaia di persone collegate, le domande sono tante. Mi piacerebbe dire che potessero venire centinaia di persone, sarei molto contento, ma mi aspetto che i numeri siano un po' più bassi e quindi avremo più spazio per tutti. Esatto, quindi anche la gestione appunto dei flussi di domande e risposte è sicuramente molto più dinamica. Io affiancherò Davide come sempre nel filtrare le domande, nel porle a lui, saremo fianco a fianco e quindi seguiremo anche i mercati insieme e quindi sicuramente diventerà tutto didatticamente più. Allora, se vuoi posso riprendere un Sì, attimo, allora ti ridò il devo video andare se anche ti io a posso. sentire, spingi lo schermo, posso rispondere Assolutamente. finalmente a quella domanda sul Delta? Allora, Davide appunto ha rimesso in piedi il collegamento internet in modo proprio, vedete già il Si tuo vede il mio schermo. schermo? Benissimo, vai Ok. Davide. Allora, innanzitutto dire che uno vuole guardare Delta significa guardare questi due bottoni, totale e Delta. A cosa si riferiscono? Vedete qui ci sono dei livelli di prezzo, su questo sono stati scambiati 6 milioni e rotti di pezzi, qui oltre 11 milioni, qui 8 milioni. Da chi? Questo nel globale del mercato, ok? Dopodiché se io invece vado a cliccare sulla parola delta, che cosa ottengo? Ottengo semplicemente che se io clicco su Delta, mi viene mostrata la differenza di pezzi scambiati per ogni livello di prezzo dalle categorie di riferimento, in questo caso XL. Quindi su questo prezzo, 2,51, la differenza è stato un delta negativo di meno 513.000 pezzi. Vuol dire che quelli che fanno contratti più grandi di poco meno di 40.000 euro su questo titolo, che vanno, diciamo, che vanno a negoziare sul prezzo 2,51, globalmente hanno significato maggiori vendite per oltre mezzo milione di pezzi. Infatti, la barra sotto è rossa. Se fate caso, il delta è quello che determina il colore delle barre. Cerco di aiutarvi andando su barre più nitide. Vedete qua, dove il delta è approssimato a zero, con un po' di percentuale, lo sfondo è giallo. Se invece è decisamente negativo, lo sfondo è rosso. Se è decisamente positivo, lo sfondo dell'istogramma è verde. Dipende proprio dal delta. Se io cambio categoria, quindi per esempio vado a cliccare su XXL, quello che ottengo è il delta di XXL. E come vedete, i valori sono cambiati. Se vado su S, avremo dei delta molto più piccini e la categoria S. Come vedete, il delta fa cambiare il colore. E allora che tipo di informazione traggo io? Ve la faccio vedere molto bene se vado a misurare il delta delle diverse categorie. Ricarico un attimo così ve lo faccio vedere bene. Vedete, qui stiamo guardando l'attività dei piccoli che in tutta quest'area di congestione del prezzo hanno comprato da chi? Dai grossi che invece hanno venduto. Vedete com'è significativa la cosa? I piccoli controtendenza in una giornata di ribassi hanno avuto la tendenza a comprare molto da chi vendeva molto, le mani forti che hanno buttato il titolo giù. Questo è molto chiaro, si vede benissimo come i piccoli siano veramente sempre controtrend. Tutto verde per i piccoli, tanto più vado su, tanto più trovo tutto rosso. Ok? Grazie Stefano. Benissimo Davide, allora grazie a te, direi che a questo punto possiamo tranquillamente chiudere il webinar. Ricordiamo a Sì. tutti e appunto che ci sarà questo appuntamento il giorno mercoledì 13 aprile a partire dalle 8:30, 4 ore di trading insieme a te, insieme appunto a TVBook e TV Radar, quindi una giornata assolutamente operativa. Per iscrivervi c'è il link che abbiamo ripetuto più volte, bit.ly/tvtrade, comunque riceverete insieme alla registrazione di oggi anche il link per iscrivervi a questo webinar che diciamo sostituirà un pochino il giorno da trader e direi che a questo punto possiamo ringraziare e salutare tutti, Davide. Grazie, un saluto a tutti. Al prossimo evento free, dove credo ritroverò tutti, che lo ricordiamo,
è in aprile per diretta con una presentazione di un'interessante novità. Sarà poi a maggio, sia per diretta che per l'appuntamento di nuovo col TV Book, e anche a chi vorrà premiarci con l'appuntamento al evento con il trading il 13 aprile. Grazie a tutti di essere stati con me. Grazie, a presto. Ciao, ciao.